Rai a mare, sfuma la proposta di bloccare le elezioni come protesta contro la chiusura dell'ospedale. I quattro delle primarie non si presentano e salta al vertice tra i candidati. Lauria, la raccolta differenziata dei rifiuti è arrivata al 30%. Il sindaco Mitiglieri, andremo avanti. Lago Negro, tribunale e ospedale, le priorità per il sindaco Mitiglieri. E sul futuro del Parco Giada nessun timore. Calcio, il presidente Maria De Francesco lascia e ringrazia. In settimana è pronta una nuova rivoluzione societaria nel CAT Tortora. Martedì 7 marzo 2012, buonasera da Giuseppe Miragli e questa è l'edizione serale di Rete 3 News. C'era attesa per il vertice nel pomeriggio tra il movimento di protesta contro la chiusura dell'ospedale e gli aspiranti sindaco di Praia a Mare. I quattro partecipanti alle primarie hanno inviato un loro delegato a chiedere di prendere tempo sulla proposta di sospendere le candidature e le primarie stesse. La cosa non è andata giù tanto ai rappresentanti del movimento di protesta quanto agli altri tre candidati e il vertice è saltato. I dettagli nel servizio di apertura. Il comportamento dei quattro candidati alle primarie ha fatto sì che saltasse la nostra proposta fatta ieri al Palaconat, lasciandoci amareggiati perché pensavamo che era l'unica cosa da poter fare per attirare più attenzione per cercare di salvare l'ospedale di Praia a Mare. Si è dunque concluso con un nulla di fatto il vertice pomeridiano tra i rappresentanti del movimento di protesta contro la chiusura dell'ospedale e gli aspiranti sindaci di Praia a Mare. I quattro partecipanti alle primarie, Cedolia, De Paola, De Presbiteris e Fortunato, non hanno preso parte personalmente all'incontro, preferendo inviare un delegato, Raffaele Cardillo, a portare una controproposta. Non una sospensione immediata delle candidature e delle primarie, ma un nuovo vertice con il candidato che prevarrà alle consultazioni dell'11 marzo. Una semplice perdita di tempo l'hanno bollata dal coordinamento di protesta, che toglie forza a una proposta proveniente dal basso. Non si può amministrare un territorio, hanno ribadito, senza sanità. Ma la decisione dei quattro candidati alle primarie non è andata giù neanche agli altri tre candidati che corrono da soli. Ci riteniamo offesi, ha detto Gino Spolito di Futuro Praia. Ho da subito aderito alla proposta del coordinamento e, ha aggiunto, da oggi in poi ne farò un motivo di battaglia. L'idea di sospendere le candidature e far slittare le elezioni era piaciuta anche a Giacomo Bello, candidato sindaco per il Movimento L'Alternativa. Stigmatizzo, ha dichiarato, l'assenza dei candidati alle primarie tanto quanto la scelta come delegato di Cardillo che, come presidente del comitato civico in difesa dell'ospedale, non era secondo noi indicato a rappresentarli. Anche il terzo candidato sindaco, Antonio Pratico, ha protestato contro il comportamento tenuto dai contendenti alle primarie. Come ho detto al vertice di oggi pomeriggio, ha dichiarato, non mi pronuncio in merito in quanto l'assenza dei diretti interessati lo ha reso del tutto nullo. I presidenti del Consiglio Francesco Talarico e della Giunta regionale calabrese Giuseppe Scopelliti incontreranno a Reggio Calabria venerdì 9 marzo alle ore 16 nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella gli editori televisivi della Calabria. Oggetto dell'incontro saranno i problemi del settore e prioritariamente delle questioni legate all'imminente conversione delle infrastrutture di rete in tecnica digitale terrestre. Allo stesso prenderanno parte anche i vertici del Corecom Calabria. Ora ci spostiamo in Basilicata. Il liceo scientifico a Lauria potrebbe divenire realtà nel prossimo piano scolastico. A renderlo noto il segretario cittadino dell'Italia dei Valori, Giuseppe Petrocelli. Ieri ha reso noto il politico di Lauria, c'è stato il via libera del Consiglio regionale a un ordine del giorno sulla sezione liceale a Lauria nel prossimo piano scolastico, reso possibile ciò da un emendamento a firma IDV-PSI, poi trasformato in ordine del giorno. Certo, ha spiegato l'esponente del partito, avremmo preferito avere lo scientifico già dal prossimo anno, ma siamo consapevoli che già questo è un buon risultato. Ci auguriamo, ha infine concluso il leader IDV, che ora non si torni indietro da questa strada e che si rispetti la volontà di famiglie e soprattutto dell'intero Consiglio Comunale di Lauria. E rimaniamo sempre a Lauria, dove prosegue l'iter per la copertura cittadina di raccolta differenziata dei rifiuti. Manuela Passarella. Prosegue l'iter per la raccolta differenziata nel comune di Lauria. È proprio il sindaco del centro Valnocino, Gaetano Mitiglieri, a spiegare come, dopo varie difficoltà di tipo organizzativo, dato il vasto territorio da coprire, si prosegue con i lavori. Lauria è un paese molto esteso, con
più di 15, circa 20 contrate da organizzare. Abbiamo in questi ultimi mesi migliorato la produzione, siamo arrivati dal 13 al 20, cioè c'è un progressivo miglioramento, ma in una situazione di grande difficoltà territoriale. Il Comune di Lauria però sa già come muoversi, seguendo in particolare due linee direttrici, puntando sulla sinergia tra cittadini e gestore della raccolta differenziata dei rifiuti. C'è un lavoro da fare sul territorio di sensibilizzazione e di informazione, che credo sia alla base di una coscienza civica, e c'è un miglioramento da effettuare rispetto alla società gestore del servizio. A questi soggetti non mancherà il supporto dell'amministrazione comunale. La sinergia di questi due soggetti, insieme al nostro ruolo, quindi di sensibilizzazione sul territorio, credo ci potranno dare migliori risultati in futuro, e si sta lavorando in questo senso. A Maratea invece il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento urbanistico. Ci dice tutto nel suo servizio Pierina Ferraguto. Approvato il regolamento urbanistico del comune di Maratea. Dopo non pochi problemi e tante polemiche, il civico consesso della città del Cristo ha elaborato il documento che, oltre a contenere norme e metodi sull'attività edilizia, detta indirizzi per la salvaguardia dell'ambiente. Un passo importante verso la definizione del piano urbanistico comunale che si attende da anni. La strumentazione urbanistica è molto più complessa, prevede la realizzazione del piano strutturale comunale, il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio. Nella fattispecie a Maratea vi è un'aggiunta che riguarda la necessità di realizzare dei piani di ambito, cioè dei progetti esecutivi in relazione ad alcune zone particolari, tipo Acqua Fredda, Porto Fiumicello, Castro Cucco, Porto Scalo, Filocaio. Ci sono però ancora una serie di ostacoli e difficoltà che l'amministrazione di Trani deve superare. Ci sono tutta una serie di problemi da affrontare, in aggiunta a quelli che abbiamo già affrontati, che insomma rendono questa strada, la strada della programmazione urbanistica, sempre in salita. Strumentazione urbanistica di vitale importanza per la città. A Maratea oggi vigono degli strumenti urbanistici obsoleti, programma di fabbricazione che risale alla fine degli anni 60, figurativi un po', e piano territoriale paesistico che risale alla fine degli anni 80. Non se ne può più, bisogna che ci sia una nuova strumentazione agile, efficace e moderna. Noi ci stiamo lavorando, speriamo di riuscirci. E da Maratea ci spostiamo a Lago Negro. Tribunale, sanità e Parco Giada, ricca l'agenda degli impegni per il sindaco lucano Domenico Mitilieri e la sua giunta. Il servizio di Gaetano Bruno ci racconta cosa sta effettuando l'esecutivo Mitilieri. Tribunale e ospedale unico del Lago Negrese, due temi caldi sull'agenda del sindaco Domenico Mitilieri che sembrano destinati ad una soluzione positiva. Il primo cittadino infatti ha confermato la proposta unica in Italia di accorpamento di due tribunali ricadenti in due diverse regioni. Si tratta di quello di Sala Consilina e appunto quello di Lago Negro. L'idea è stata avanzata dai consigli dell'Ordine degli Avvocati delle due città e ora dovrà passare al vaglio dell'apposita commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In Basilicata, secondo quanto dispone la legge delega 148 del 2011, bisognerà mantenere tre sedi giudiziarie, per cui secondo Mitilieri la sede naturale del Tribunale Unico non può che essere Lago Negro. È un tribunale che rappresenta dal punto di vista della giustizia un'area molto vasta che si estende da Terranova del Pollino fino a Maratea, è un circondario che comunque raccoglie 96.000 abitanti, per cui ha una sua funzionalità, riteniamo che insomma è inimmaginabile che possa essere soppresso. Altro progetto fondamentale per il comprensorio è quello dell'ospedale unico. Qui le cose sembrano ancora più nette e definite e si pensa già alla posa della prima pietra. La Regione Basilicata ha adottato l'ennesimo atto deliberativo con il quale è stato approvato uno schema di atto aggiuntivo con la concessionaria che dovrà realizzare l'opera, quindi la Conscop di Parma e la Olicar, in quanto è stato ridefinito il quadro economico che prevede un investimento di circa 83 milioni di euro. Conosciamo già il progetto definitivo, si è conclusa la conferenza di servizi.
servizio. Abbiamo messo a disposizione come Comune di Lago Negro l'area destinata alla realizzazione di questa importante opera. Penso che nei prossimi mesi, soprattutto prima della stagione estiva, possiamo vederne appunto l'inizio e la posa della prima pietra. Quanto alla questione relativa al Parco Giada, nessuna novità. Per il momento c'è la gestione provvisoria, il resto si vedrà. Ritorniamo ora in Calabria. Mauro Campilongo, Giuseppe Bone e Gennaro Licursi, consiglieri di minoranza con i gruppi Scalea Adesso e Scalea Liberamente, hanno rivolto un'interrogazione al sindaco di Scalea Pasquale Basile in merito alle ultime vicende che hanno interessato il locale centro anziani. In particolare i consiglieri si soffermano sulle attività del consigliere delegato ai servizi sociali Angela Riccetti, chiedendo al sindaco perché sia stato disatteso il regolamento del centro anziani e se risponde al vero che vi è stata una grave interferenza sulle attività del centro proprio da parte dell'amministrazione. E ancora, come mai, si chiede nel documento delle opposizioni, se è stata e perché nominata la figura di reggente del centro che non compare affatto nel regolamento in atto al centro in questione. È da Aieta un progressivo decadimento del palazzo rinascimentale, a denunciarlo in una nota indirizzata al sindaco il gruppo di minoranza aietani. Lo stato di abbandono, secondo Aietani, è stato provocato dalla superficialità con cui si dava la disponibilità all'impresa che ha effettuato i lavori al palazzo e di utilizzare il giardino come rimessa di mezzi meccanici e deposito per materiali. Questo è in sostanza la causa del degrado, come spiegato nella nota. Noi crediamo utile, affermano sempre dall'opposizione, istituire un capitolo apposito nel prossimo bilancio di previsione per garantire la manutenzione del palazzo e di tutti gli stabili di proprietà comunale. E infine conclude il gruppo, per andare oltre l'immobilismo e le manifestazioni di facciata che di solito promuoverà la maggioranza Ceglie. Andiamo ora in provincia di Salerno. Domani, giovedì 8 marzo, il consigliere provinciale Rocco Giuliano effettuerà una serie di sopralluoghi per monitorare la situazione delle strade provinciali nel comprensorio del Tanagro e del Vallo di Diano. Serrato il programma degli incontri con i sindaci e gli amministratori locali, che accompagneranno anche l'assessore provinciale ai lavori pubblici Marcello Feola nel summit sulla viabilità dei propri comuni. Alle ore 10 l'appuntamento è a Palomonte, poi alle 11 ad Auletta, alle 12 a Paola e alle 13 a Montesano sulla Marcellana. Questi i principali luoghi che verranno raggiunti dai politici. È sempre nel Vallo di Diano, dove continua nell'area il dibattito tra l'ascella e i sindaci per effettuare i sondaggi petroliferi nel territorio. Il Comitato dei Cittadini chiede ai sindaci di accelerare i tempi contro le trivellazioni, ma intanto si parla proprio di trattative sottobanco. Vediamo il servizio. Accelerare i tempi amministrativi delle azioni di contrasto al piano Shell. È la richiesta del Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano, espressa attraverso una nota stampa, nella quale si ricorda a sindaci ed istituzioni che il tempo a disposizione per opporsi alla richiesta dei sondaggi petroliferi è poco. La commissione guidata dal geologo Franco Ortolani, che deve valutare l'impatto dell'operazione Montecavallo negli 8 comuni del Vallo di Diano e nei 4 del Potentino interessati, sottolineano i membri del comitato, non ha ancora ricevuto l'incarico dai comuni. Inoltre agli stessi comuni del Vallo resta poco tempo per convocare i consigli comunali tematici in tema petrolio, così come annunciato durante la conferenza dei sindaci di qualche settimana fa convocata dalla comunità montana. Al momento, dopo la delibera per il no al petrolio del Consiglio Comunale di Montesano, hanno annunciato la convocazione dei consigli comunali monotematici i sindaci di Padula, Buonabitacolo, Atena Lucana, Monte San Giacomo, Sassano e Pertosa, mentre non si hanno ancora notizie dei comuni di Sala Consilina, Teggiano, Polla, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, San Rufo, Casalbuono e Sanza. Di qui la preoccupazione del Comitato No al Petrolio, visto e considerato che il parere dei comuni interessati alla richiesta di Shell ed eventuali studi a supporto devono essere presentati alla Regione Campania entro e non oltre il 12 aprile 2012, e cioè tra poco più di un mese. I membri del Comitato chiedono poi al Presidente della Comunità Montana e ai sindaci di evitare l'incontro richiesto dalla multinazionale Shell per il prossimo 13 marzo, inviando altresì all'ufficio stampa della Shell le delibere dei consigli comunali e di poter intervenire con una delegazione in qualità di uditori qualora i sindaci decidessero di partecipare comunque all'incontro con i rappresentanti della Shell.
Insomma, per i membri del comitato, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, anche perché non sono poche le voci che parlano di trattative sottobanco già avviate da alcuni amministratori territoriali e che il no potrebbe essere per qualcuno una cartina di tornasole per alzare il prezzo. Ad esprimere qualche dubbio in proposito è tra gli altri l'ex direttore del Banco di Napoli, Giuseppe Scialò, che parla di possibile bluff dei primi cittadini. Se per ipotesi, afferma Scialò, lo Stato ha già concesso alla Shell l'autorizzazione di effettuare i sondaggi richiesti, è possibile malignare che i sindaci stiano bluffando. In tal caso, conclude Scialò, potrebbe essere per evitare manifestazioni di piazza e il rischio di doversi dimettere in massa per le proteste popolari che tutti uniti oggi gridano no alla Shell. La sede di Sapri lancia attraverso una nota stampa il suo grido di allarme per il grave momento vissuto dalla cittadina. L'associazione di imprenditori sapresi pone l'attenzione sul lento declino morale, civile ed economico che vive il paese. La SEI per queste ragioni si rivolge ai prossimi candidati delle elezioni amministrative a sindaco ed elenca una serie di emergenze che in questi anni hanno provocato il degrado cittadino e per le quali si richiedono urgenti interventi come per il turismo e per la riqualificazione del territorio. L'agire politico riparte dai bisogni del paese ormai stremato, dicono i cittadini, e che il massimo luogo della rappresentanza sia fondato sulla trasparenza e sul rispetto del cittadino. Le prospettive del Golfo di Policastro e del suo sviluppo al centro delle politiche della Regione Campania se ne discuterà venerdì prossimo a Vibonati all'incontro organizzato dall'associazione locale Noi Ci Siamo. Nel corso della giornata verranno anche illustrati i risultati di uno studio scientifico compiuto l'estate scorsa in merito alle caratteristiche dei flussi turistici proprio nel Golfo di Policastro e delle tante emergenze che affliggono il territorio. All'incontro interverranno Donato Pica, consigliere della Regione Campania, Bruno Speranza, consigliere comunale di Caselle in Pittari, e Manuel Borrelli, consigliere comunale di Vibonati. E ora il calcio. In attesa dell'annuncio della nuova dirigenza del CAT Tortora, prevista per venerdì 9 marzo, il presidente Maria De Francesco prende congedo e lo fa ringraziando. Chi lo scopriamo nel servizio di Andrea Polizzo. Grazie a tutti e in bocca al lupo alla nuova dirigenza. Maria De Francesco saluta e lascia la presidenza del comprensorio Alto Tirreno Tortora. La formazione calcistica militante in promozione calabrese è pronta a una nuova rivoluzione. Saranno annunciati venerdì 9 marzo infatti i nuovi soci e le relative cariche societarie. Alla presidenza del sodalizio calcistico voci sempre più insistenti danno il nome di Franco Matellicani, imprenditore tortorese nel ramo della ristorazione e vicepresidente nazionale dell'Associazione Pizzerie Italiane. Sarò sempre, commenta ancora il presidente uscente, vicina alla squadra e al nuovo direttivo, a cui faccio già da ora i migliori auguri per una conclusione positiva di questa stagione e delle prossime. Infine, da parte di Maria De Francesco, alcuni ringraziamenti particolari. Su tutti, dichiara al mister Damiano Tripodi, un vero signore, lo ha dimostrato dalla panchina ma soprattutto nell'atteggiamento che ha tenuto nei confronti delle difficoltà economiche della società e verso i ragazzi. Al direttore sportivo, Salvatore Montebello, perché senza di lui sarebbe finito il calcio a Tortora. Infine, aggiunge Maria De Francesco, ai pochi dirigenti sempre presenti dall'inizio alla fine e nonostante le difficoltà, in particolare a Giuseppe Laino, Biagio Aurelio e Biagio De Francesco. E grazie a queste persone, conclude l'ex presidente, che ho deciso di metterci la faccia con l'obiettivo di evitare che, dopo più di 45 anni di storia, scomparisse la squadra di calcio di Tortora e che il titolo della promozione finisse a qualche altra società estranea alla nostra realtà territoriale. E proprio oggi pomeriggio si è tenuto il recupero della partita del torneo di promozione Girone A Cetraro CAT, terminato 0-2. Le reti nel primo tempo di Pando e nella ripresa di Donaddio. Dunque boccata di ossigeno per il CAT che sale così in classifica a 16 punti. Ora il meteo previsto per domani. Sud e Sicilia, nuvolosità diffusa su tutto il meridione, temperature stabili su tutto il paese, venti forti dai quadranti settentrionali sulla Sicilia e dai quadranti meridionali sul Salento e sul settore ionico, moderati settentrionali sul resto del paese, mari poco mossi il medio e l'alto Adriatico e il medio e alto Tirreno sotto costa, mosso il basso Tirreno, molto mossi o localmente agitati i mari attorno alle isole maggiori e lo Ionio.
E ora andiamo all'agenda degli appuntamenti previsti per domani nel Golfo di Policastro. A Diamante, conferenza stampa dell'AIAS al comune ore 10.30. A Scalea, incontro con i vertici del Dipartimento all'Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria. Nell'occasione alle istituzioni locali verrà illustrato il quadro territoriale regionale paesaggistico. L'appuntamento previsto è dalle ore 10.30 sino alle 16 alla sala consiliare del comune. A Maratea, invece, Donne in Arte, la creatività femminile nel mondo del lavoro, ore 17 ex scuola elementare di Acqua Fredda. E a Scalea, sempre per festeggiare la donna, dedicato a te donna, settimana di avvenimenti socioculturali in onore della festa della donna, ospite d'eccezione l'attrice Elena Fazio, che leggerà delle poesie dedicate alla resistenza nella giornata della donna, e Anna De Bonis, ore 17 al centro donna del comune di Scalea. Era davvero tutto per l'informazione quotidiana. Il telegiornale di Rete 3 edizione serale si conclude qui. Un buon proseguimento di serata da Giuseppe Miraglia.